Fare i conti con l'ambiente, seconda giornata, siamo con Giorgio Rosso dell'associazione Orius, che è partner nel coordinamento del progetto SIFRA. Ecco, vogliamo introdurre questo progetto ambizioso, okay. Questa esperienza. L'associazione Orius è un'associazione che raggruppa enti di formazione, cooperative sociali e inserimento lavorativo. Da tempo ci interessava sviluppare la parte ambientale dei lavori che le cooperative fanno nel settore ambientale, quindi raccolta rifiuti e in particolare preparazione e riutilizzo. Così è nato questo progetto, che il progetto SIFRA in realtà fa parte del programma Leonardo Toy, che è un programma di trasferimento di innovazione europeo, e quindi parte del progetto sono alcuni partner rumeni, francesi e belgi, e l'idea è quella di sviluppare la figura del valorizzatore, sostanzialmente una figura professionale che è in grado di selezionare, preparare l'utilizzo e rivendere diverse tipologie di beni barra rifiuti che vengono dalla raccolta sia stradale che domiciliare. Ecco, ma chi è il valorizzatore? Un privato cittadino o è un professionista? È un professionista. La nostra idea comunque, siccome ci sono le cooperative sociali di inserimento lavorativo, è quella di creare posti di lavoro. Mancava un pochino, diciamo, in questa filiera questo anello, perché molte volte sono funzioni delegate all'associazione, al volontariato, comunque alla conoscenza diffusa, invece a noi piacerebbe un pochino concentrare queste cose e riuscire a fare una figura professionale riconosciuta. Grazie Giorgio Rosso, buona grazie giornata. A voi. Grazie. Grazie.